Buongiorno a tutti, sono Gianluigi Furri, in amministrazione da parte dell'opposizione, succeduto a Gualtiero Mazzi. I miei progetti non sono moltissimi perché il tempo che rimane sono solo 2 anni di amministrazione, 2 anni e mezzo. Sarebbero quelli, un progetto importante sarebbe quello di portare i giovani a fare degli stage in comune. Questi stage non riservati ai ragazzi di alto profilo, cioè che hanno dei voti che già corrono da soli, ma portare anche i ragazzi che hanno bisogno di correre. Dopo altro progetto è quello della fermata di una stazione porta a Lugagnano, tipo stazione metropolitana, ecco, una fermata veloce, e questo porterebbe a creare dei parcheggi, e questi parcheggi verrebbero creati dalla parte di somma campagna all'interno della cava. Si partirebbe con un piccolo step per dopo aumentarlo, aumentarlo, aumentarlo. Così blocchiamo, secondo me, il pensiero. Sono sogni, però delle volte quei sogni bisogna crederci e portarli e avere forza in questo. Proviamoci tutti assieme, basta parlare così, se no, come abbiamo visto, la cava, quella per andare verso Somma Campagna, quella di destra, la stanno riempiendo con dei rifiuti che portano degli odori non piacevoli. E allora proviamo con qualcosa di diverso. In regione ci sono dei soldi, ci sono dei capitoli di bilancio che non sono capitoli che possono essere aperti a tutti i comuni. Però il comune di Sona ha un'opportunità perché ci passa la ferrovia e cerchiamo di sfruttarla. Può essere un bellissimo aiuto. Sogni del sociale, volontariato, sproniamolo anche in volontariato, e anche qua nel volontariato a portare a fare gli stage i ragazzi. Naturalmente questi ragazzi che fanno gli stage bisogna un attimo cambiare il discorso di quello che è associazione, bisognerà studiare come costruire, come, cioè da parte del comune deve essere un capofila, perché per fare lo stage non può portare la cartina associazione, ma dovrà portarla in comune, dovrà portarla in comune dal dirigente preposto allo sport, alla cultura. Ecco che qua si verrebbero toccare tutti i ragazzi. Avverrebbero, si può dire, prima toccano l'amministrazione comunale e vede quanto fatica si fa ad amministrare, che sia in maggioranza, che sia in opposizione, e vedono la realtà, e così costruiamo anche i nuovi amministratori, secondo me. C'è da provare, bacchetta magica non ce l'ha nessuno, copiare dagli altri comuni è anche bello, ma delle volte bisogna anche provare se si sbaglia. Abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato. Se invece è un successo che si spartisce con tutta la comunità, e noi siamo una grande comunità di Sona e credo che abbiamo diritto di vincere su queste problematiche, su queste novità. Portiamo delle novità che dopo ci saranno copiate. Ci sta bene che siano copiate, però siamo stati noi capofila a farlo. Vi ringrazio e arrivederci.